Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, questa sera presentiamo le liste a sostegno del candidato a sindaco per la città di Mazara del Vallo, il dottore Roberto Frazzetta. Con noi abbiamo Vittorio Frazzetta, che è il fratello del candidato e che rappresenta proprio la sua lista, cioè lista Frazzetta sindaco. Poi abbiamo Nino Carnicio, che è un avvocato e che rappresenta la lista Vivi la Libertà, e Baldo Ferro, che è invece il responsabile del MIR. Allora, la campagna elettorale continua e qui, come vedete, ogni giorno abbiamo persone e personaggi che vengono a raccontare le loro storie, ma anche le loro idee per la città, i loro modi, le loro esperienze, ciò che vorrebbero mettere in campo. Oggi vediamo un attimino, abbiamo sentito Roberto Frazzetta, candidato a sindaco, che insomma le idee ce ne ha tante, anche una grande capacità di linguaggio. Vediamo adesso i nostri ospiti che cosa ci raccontano e perché sostengono Roberto Frazzetta sindaco. Naturalmente iniziamo con suo fratello e perché, spero che non sia soltanto perché è suo fratello. Ma dato che sono suo fratello, io mi asterrò di elencare le lodi del fratello e per la pace in famiglia nasconderò dei piccoli difetti che mio fratello ha. E allora, noi siamo un gruppo di amici attorno a mio fratello che abbiamo deciso di sponsorizzarlo perché crediamo che Mazara ha bisogno di volti nuovi, volti, personaggi non venduti alla politica. Lei credo che venga da Mazara. E se vede però a Mazara c'è uno strano vento, non si capisce se è vento di scirocco, di ribeccio, di tramontana, perché se lei vede le bandiere non hanno un'unica direzione, un po' vanno a destra, un po' vanno a sinistra. Sono un po' volta cabana. Come personaggi attualmente a Mazara. Noti personaggi da sempre a sinistra, ora si trovano a destra. Personaggi a destra ora si trovano totalmente a sinistra. Poi c'è un'altra categoria di personaggi, c'è i personaggi che sono ex di tutto, che si sono presentati in diversi partiti senza una ideologia politica, senza una cultura politica. Noi siamo tutti volti nuovi della politica. Mio fratello è da 4 anni, 5 anni che fa politica, si può considerare un volto nuovo, e abbiamo formato queste liste cercando candidati, ripeto, non avvezzi alla politica, candidati che si spenderanno per il bene della città, per migliorare questa città, accontentando i cittadini nei piccoli progetti, perché noi crediamo che il cittadino ha bisogno di vedersi accontentato nei piccoli progetti, perché per i grandi progetti, per il rifacimento di una strada, di un palazzo,
e così via, credo che ha la pazienza e capisce che bisogna, c'è bisogno del tempo, bisogna aspettare, ma quello che invece non si capisce come le buche per perdere nelle strade, le erbacce che ci sono sempre Mazara, a parte un po' il centro storico, ma se lei si fa una passeggiata nella periferia di Mazara, lei vede che le erbacce sono quasi più alte dell'ingresso delle case, oppure che so, non capisco come mai, per esempio, parlando del verde pubblico, come mai la rotatoria di San Vito, i mazzesi capiscono qual è la rotatoria di San Vito, non si riesce a far crescere un albero. Io credo che proprio quella rotatoria dovrebbe essere il biglietto di visita da Mazara. Io non credo che la salsedine esiste solo a Mazara, esiste in tutte le parti del mondo, in tutte le città marinare ci sono alberi, ci sono piante, solo qua si vedono erbacce. Non si riesce ad affidare a un agronomo, a un personaggio che ne capisce di queste cose, quindi un agronomo, per vedere che la piantumazione delle piante che combatte la salsedine, e poi per vedere nel lungomare gli alberi pieni di erbacce e vengono pulite quando già le erbacce sono a metà fusto. Ecco, l'abbandono della città. La città non si racchiude solamente nel centro storico. Bisogna dare atto al sindaco Cristaldi, io non ho motivo per non dirlo, che è stato l'unico sindaco che ha messo mano, dopo tantissimi anni, anzi quasi mai nessun sindaco l'ha fatto, al centro storico, ma quello che ha fatto non è bastevole, non bastano ripulirlo o mettere quattro ceramiche, quando non c'è stata una politica sugli edifici fatiscenti, che sono pericolosi anche per i turisti che transano all'interno del centro storico. I problemi sono tanti, noi siamo tutti nuovi, nuovi alla politica, speriamo che riusciamo a cambiare il volto a questa città. Senta, per quanto concerne le erbacce che lei ha detto sono alte quanto le case, questa non è la responsabilità dei cittadini, perché se trovassimo l'immondizia per strada potremmo dire che i cittadini sono stati incivili. Le erbacce dovrebbe essere un qualcosa che l'amministrazione attraverso i propri dipendenti o gli appalti che dà a seconda dei casi riesce a tenere in ordine. Per che motivo ci sono queste erbacce? Che cosa non è stato fatto dall'amministrazione? Prima di ogni cosa io penso che la sporcizia per le strade è anche una causa delle erbacce, ma poi oltretutto credo che non ci sia una politica, non c'è un assessore, cioè io se fossi assessore della città e per caso passerei da una periferia, mi vergognerei. Non lo dirà nessuno che sono assessore di quella della città, perché se lei vede, a parte l'amianto che c'è, se lei vede tutte queste, non c'è la cura del verde pubblico, non c'è una politica sul verde pubblico. Le altre città vicine a noi, Alcamo, Marsala che da un fiore fanno una serra, c'è una cultura sul verde da far paura, Castelvetrano, se lei va in queste città, lei erbacce non le vede. Io non credo che siano più furbi di noi, più intelligenti. Vuol dire che sono riusciti a creare un controllo sulla pulizia, sul verde pubblico, non lo so. Cioè, è inutile creare le rotatorie. Guardi, c'è la rotatoria, l'ultima rotatoria creata è quella della sopraelevata. Sì, però hanno detto se lei passasse in questi posti. Io mi vergognerei a dire di essere assessore, e se fosse assessore, mi vergognerei a dire di essere assessore della città di Mazara del Vallo. Ho capito. Io gli dico che l'ultima rotatoria fatta 3 giorni, un mese fa, quella della sopraelevata, se lei ci va a vedere, è già solo le erbacce. Cioè nessuno ne cura, manca il personale.
Io penso che sia un problema di cultura, non di personale. Va bene, allora invece lei, Nino Carmicio, perché gli accenti sono fondamentali. Lo so, però io non lo conosco, quindi giustamente poi l'accento tutto va. Si può spostare. Vivi la libertà. L'ha scelto lei, vivi la libertà come termine? No, in realtà non vi posso attribuire un merito, però no, perché il nome non l'ho scelto io, è stato un nome scelto insieme a Roberto Frazzetta. E vivi la libertà che vuole intendere? Vivi la libertà vuole intendere che è una delle cose più difficili che ci possano essere. Perché diceva Garber, la libertà... Vivere la libertà e vivere appieno la libertà senza sconfinare nell'arbitrio, penso che sia una delle cose più difficili, ma contemporaneamente più belle che si possano fare. Se poi questa libertà si può vivere all'interno della città in cui si è nati, si è cresciuti e si è scelto di restare, è la cosa migliore che possa accadere. Ma da noi c'è più libertà o più arbitrio? Ecco, secondo me da noi da un po' di tempo in qua la libertà è stata confusa con l'arbitrio, con la convinzione che libertà significhi non rispettare le regole o farsi delle regole proprie. Potremmo usare tutte le frasi fatte che sono state usate nel tempo per definire la libertà, potremmo dire che la mia libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro, ma in realtà la libertà dovrebbe essere connotata dalla coscienza di essere cittadini, cittadini con la possibilità di impegnarsi e con il dovere di impegnarsi. Dico, in questa città abbiamo delegato troppo, abbiamo lasciato spazio a gente professionista della politica che ha pensato soltanto a fare politica. Però questo ha portato negli anni, senza attribuire responsabilità agli ultimi che hanno amministrato questa città o ai primi che hanno amministrato questa città, di fatto questo ha portato a uno spopolamento della città, questo ha portato ad una città senza più risorse. Io in questa città ho deciso di restare, in una città dove ho deciso di lavorare, e vorrei poter continuare a farlo anche negli anni a venire, ma questo potrà avvenire solo se avremo un tessuto economico forte che potrà consentire a tutti quanti di svolgere serenamente la propria attività. Se questo mancherà, se mancherà il sostegno, se il tutto si ridurrà ad una semplice rinfrescata delle pareti e ad un abbellimento esteriore di questa nostra città senza dare un contenuto serio e senza dare la possibilità di progettare per il futuro, penso che saremo in molti a dover scappare da questa città, e non mi pare proprio che sia il caso. Mazara ha una storia importante e molti l'hanno dimenticato. Mazara, che era capitale naturale della Sicilia, era capoluogo, sarebbe stato il capoluogo naturale della nostra provincia, oggi rischia di diventare una delle ultime città di questa provincia. E questo non lo possiamo permettere. Ma quando si è candidato il sindaco, che adesso è il sindaco attuale e che è ricandidato, Cristaldi, c'era una grande aspettativa e una grande speranza proprio per le sue capacità, per i ruoli che aveva svolto all'interno della politica, quindi che aveva anche appreso delle cose. Che cosa è mancato per cui ancora lei mi parla come il candidato di 20 anni fa? Io non sono venuto in Sicilia 21 anni fa, e il candidato mi diceva le stesse identiche cose che mi sta dicendo lei, quindi in questi 21 anni non c'è stato nulla di nuovo e rimane sempre lo stesso modo. Allora, è tipico di una realtà che tende a lamentarsi o realmente non ci sono state le possibilità, gli sbocchi, la capacità, la voglia, l'impegno per cambiare realmente? Guarda, senza ricordarle il libro che tutto cambia per non cambiare assolutamente nulla. Senza citare il Gattopardo, però io non penso che ci sia la volontà di lamentarsi o il piacere di lamentarsi. È vero che lamentarsi non costa nulla, quindi alla fin fine è la cosa più facile che si possa fare. Lei mi chiede cosa è cambiato, sono le stesse parole dei candidati di tanti anni fa. Intanto io non sono candidato e il mio sostegno nasce proprio da questo desiderio di poter fare qualcosa per questa città, di poter continuare a fare il lavoro che faccio e anche con molto piacere, e quindi vorrei poter continuare a farlo in questa città. Cosa è cambiato? Io credo che sia cambiato ben poco. Le precedenti amministrazioni sono nate, la precedente amministrazione è nata sull'onda di una speranza che potesse portare quel reale grosso cambiamento per la nostra città.
purtroppo è davanti agli occhi di tutti, questo reale e grosso cambiamento non mi pare che ci sia stato. Ci ritroviamo più o meno con gli stessi problemi che avevamo 5 anni fa, e il modo in cui si è tentato di superare e di affrontare i problemi della città, dicendo che la nostra è una città turistica, ma la nostra è una città turistica che però ha un flusso turistico limitatissimo nel tempo. Cosa si è fatto per destagionalizzare il turismo? Cosa si è fatto per attirare turisti a Mazara nei periodi che non siano dal 1 agosto dal 1 al 15 agosto? Penso che si sia fatto ben poco, o comunque può anche darsi che sia un limite mio. Io non ho visto grossi impegni da questo punto di vista. Cosa si sarebbe dovuto e potuto fare? Guardi, a volte bisognerebbe anche prendere esempio da quelli che sanno copiare, e sanno copiare bene. I paesi dell'estremo... Infatti a scuola succede questo, quelli che sanno copiare bene prendono quanto quelli che sono bravi. Esatto, a volte anche di più. Bisognerebbe prendere esempio dai paesi dell'estremo oriente. Giappone e Corea hanno copiato i prodotti tecnologici dell'Occidente, oggi sono maestri in tecnologia. Non più di, se non ricordo male, proprio ieri si parlava di c'era una notizia che riguardava l'aeroporto di Catania, l'aeroporto di Comiso, che con le amministrazioni comunali della Sicilia orientale hanno creato un pacchetto turistico a prezzi scontati per attirare turismo in questo periodo, tra virgolette, morto, in quelle che comunque sono realtà che attirano il turismo. Catania, tanto tempo fa, anche la provincia di Trapani con Giulia Adamo presidente tentò di fare una cosa del genere, non so poi com'è finita e se realmente insomma ha portato dei vantaggi o meno, ma non capisco perché le cose qui da noi sono sempre estemporanee. Ecco, questa è una cosa che mi chiedo, perché le cose sono estemporanee da noi? Perché tutto deve essere basato sulla buona volontà dei singoli, e nel momento in cui il singolo, per un motivo qualsiasi, non ricopre più quel determinato assessorato o quella determinata carica, tutto deve finire. Probabilmente perché dovremmo ci sono molti personalismi. Dovremmo fare un pool. No, ripensando al discorso, perché uno dei grandi problemi del territorio è stata anche la mafia, no? Del territorio siciliano tutto, e quindi dicevo, ricordo quando si costituì il pool degli avvocati, si costituì proprio in virtù di questo fatto che si disse se siamo un gruppo non ci possono uccidere tutti, se siamo da soli finito uno finisce tutto, e allora anche in questo caso il pool delle menti pensanti. Il pool delle menti pensanti, ma il sostegno dei cittadini pensanti. Guardi, catturare, ottenere dei voti probabilmente è facile, ottenere dei consensi sicuramente è molto più difficile. Ecco, questo adesso lei spiega questo che ha detto, perché io l'ho capito pienamente, però non so se a tutti è arrivato il messaggio, perché la differenza tra ottenere il consenso e ottenere i voti in questa terra, ancor più che in altre terre, comunque in quasi tutto il meridione, ha un significato e una valenza ben precisa. Allora, visto che lei fa l'avvocato, io gli riconosco questa facoltà e le do l'opportunità di spiegarlo anche in termini giuridici. Guardi, in termini giuridici penso che perderemmo parecchio tempo e non so neppure se sarei in grado di spiegarlo in termini giuridici, ma in termini esclusivamente sociologici. Ottenere il voto, votare per qualcuno nella nostra terra, come diceva lei, probabilmente è facile, perché ci sono mille modi per estorcere, condizionare, convincere qualcuno che deve votare per quel candidato, e purtroppo, ahimè, anche ci sono mille modi per controllare che questo voto sia stato dato a quel singolo candidato. Conquistare il consenso è una cosa diversa. Poi mi spiegherà anche quali sono i modi per controllare. Una volta dicevano che ti portavi il telefonino, facevi la foto dal telefonino, e io infatti toglierei i telefonini, entrare dentro le urne elettorali, facevi la foto dal telefonino sulla scheda, la riportavi fuori e avevi dimostrato che avevi messo realmente un percorso pericoloso. Stiamo entrando in un seminato che è paludoso. Esatto. meglio sviare. Al di là dello sviare, di quei metodi per il controllo, io adesso ci non siamo sono, entrati spontaneamente. Non sono, niente non di sono, indotto. Non sono in grado di indicarli di tutti, ma ritengo che non sia poi così difficile. Stavo dicendo che comunque
conquistare il consenso è una cosa ben più difficile, perché passa attraverso un ragionamento e un'elaborazione. Io vedo, ascolto, faccio mia una proposta di un candidato, e se quella proposta mi convince per quello che è il suo contenuto, allora esprime il mio consenso. Deve essere consenso la fiducia, che si esprimerà, ovviamente. È indiscutibile, non si può votare ad occhi chiusi, né si può votare girandosi dall'altro lato e dicendo, o turandosi il naso, come diceva qualcuno, o ancora peggio, dicendo scelgo il meno peggio. Ecco, il meno peggio, quella è la cosa più triste che possa accadere, perché se la nostra città non riesce ad esprimere il meglio, ma riesce ad esprimere soltanto il meno peggio, allora siamo veramente messi male. Sì, ho sentito, questo è proprio calzante, ho sentito ieri un'intervista, mi ha molto colpito, dove un giornalista economico straniero parlava dell'economia e di quello che si era fatto in Italia, e un giornalista italiano, nel dargli ragione, ascoltandolo, se ne è uscito con una espressione, a mio avviso molto infelice, dove ha detto, vabbè, comunque insomma già abbiamo fatto abbastanza, e lui ha risposto, no, non è mai abbastanza quando non si fa tutto quello che si deve fare per le potenzialità che quella nazione, quel territorio offrono. Ecco, mentre lui rispondeva così, io mi sono detta, Madonna che limitati che siamo, questa è una visione proprio di testa, di cultura, di mentalità, di modo di essere, perché mentre quel giornalista, quel mio collega, forse gli è uscita questa espressione per me infelice, voleva magari dare voleva attutire il colpo che magari poteva essere arrivato alla nazione, perché rappresentano la RAI e quindi in qualche modo devono sempre garantire, quello che invece non aveva per sua lingua, tra l'altro ha scritto un libro bellissimo, vi invito a leggere, non ricordo il titolo, comunque è un libro di economia molto interessante, e praticamente quello con molta franchezza e con molta decisione, dimostrando proprio quella decisione tipica di quegli stranieri, che sono i tedeschi, che sono gli americani, dove dicono noi possiamo, noi dobbiamo, noi crediamo in quello che facciamo, quindi non volare in basso, volare alto, poi si può finire anche a terra, ma se hai volato alto qualche cosa potresti averlo preso, se già parti da terra insomma diventa difficile, quindi mi ricordo questo, l'ho voluto dire, perché a volte con gli esempi, così come succede da amici a scuola, ovunque, con gli esempi magari si rende meglio l'idea di quello che si vuole dire, perché tante volte noi stessi abbiamo pensato quella cosa ma non l'abbiamo ben inquadrata, invece attraverso un esempio riusciamo a farla nostra. Passo all'altro nostro ospite, poi ritorniamo, facciamo il giro, e che appunto è Baldo Ferro, che è responsabile del MIR. Lei perché sostiene Roberto Frazzetta? Guardi, prima di cominciare a parlare gli vorrevo dire una cosa sul discorso che lei ha detto, volare in alto. Sì. A Mazara per molti anni si è detto di volare in alto, molto ma molto in alto, ma noi non abbiamo visto mai nessuno che poi ha messo i piedi per terra. Perché l'indomani mattina, o dopo 5 anni, già erano ancora in alto perché non hanno fatto niente. Oppure tutti quelli sognatori. Quelle tra le nuvole, è diverso. No, proprio non si sono più viste, signori. Poi ci sono quelle persone che dicono di sognare, ma che cosa sognano? Di far stare la gente con gli occhi chiusi per 5 anni, poi nel svegliarsi non trovano niente. Invece, secondo il mio punto di vista, deve essere tutto sbagliato. Perché? Perché noi ci dobbiamo aprire gli occhi. Perché questa terra ha bisogno di avere tutti gli occhi aperti. E dico anche ai miei cittadini di aprirsi tutti gli occhi, perché questo è un quinquennio molto importante di questa politica, di questo modo di fare. Perché noi abbiamo bisogno di persone che dall'indomani mattina delle elezioni, chiunque esso sia, io spero che sia il candidato nostro a vincere le elezioni. Poi Dio è, come si suol dire, il grande manager che potrebbe fare tutte le cose che lui vuole, destinare diciamo ognuno il proprio pensiero. Perché dico io che tutti ci dovremmo aprire gli occhi per stare attento a ciò che facciamo e cosa si fa nel nostro territorio? Perché da 5 anni cosa ha fatto Nicola Cristaldi? Ci ha fatto sognare di che cosa? Di 4 piastrelle e 4 ciotole. Che cosa abbiamo visto? Noi abbiamo pensato che con Nicola Cristaldi potevamo diventare qualche cosa di grande in questo paese, che non c'è stato, ed è stato pure detto 5 anni fa il sogno, come 5 anni prima ancora di volare in alto,
No, oggi è tempo di aprirci gli occhi, sbracciarci un pochettino le maniche e seminare tutti insieme nel nostro territorio. Guardare i nostri figli negli occhi, io ne ho tre, e prima di, quando ero più piccolino, prima di andare a letto, le andavo a vedere, gli davo un bacetto sulla testa. Oggi cosa gli do ai miei figli? Cosa sono per questa città, questi figli, non solo quelli miei, di tutta la città? Chi sono questi bambini? Non sono più niente, nessuno amore per la propria famiglia, per i propri figli, per i propri genitori, ma non c'è più niente, signore. Altro che volare in alto, qua dobbiamo puntare tutti i piedi, tutti per terra, guardarci tutti negli occhi, andare proprio quasi quasi, come si dire, con i forconi a dargli in testa a quelli che hanno quella testa un pochettino malata, perché non vogliono capire che questa città ormai è proprio all'osso e non c'è più niente da fare. Per 20 anni non si è fatto niente a questa città. Noi abbiamo avuto un terremoto, che ci siamo tutti cullati su questo terremoto. Solo che bisogna stare attenti di una cosa, e ripasso la parola agli altri ospiti, cioè del fatto che molto spesso il pensare che non si è fatto niente, e detto così, possa favorire chi vende illusioni, chi anche in questa campagna elettorale magari sta tentando di vendere illusioni per ottenere il risultato, che è appunto il voto senza il consenso, e quindi noi dobbiamo invece far capire che i sogni sono meravigliosi e vanno fatti, ma che bisogna sognare il possibile con la volontà e l'impegno di realizzarlo. Quindi chi vi propone dei sogni che non sono attuabili, che non sono percorribili e che magari sono al limite della legalità, state anche attenti, perché magari questi sogni poi non potranno essere realizzati. Che ne pensa lei, Vittorio? Lei ha un nome, insomma, mi ricorda Sgarbi, e un po' questi suoi capelli bianchi, guardi, folti così. Guardi, come tutti i candidati, con tutte le persone che stanno aiutando i candidati, siamo tutti alla ricerca più o meno dei candidati al Consiglio Comunale. E andare a cercare i candidati senza promettere niente è molto difficile, perché in ogni cosa ci scontriamo con il disamore per la politica. Ormai nessuno, io sentivo l'altro giorno in televisione, non mi ricordo se era Agorà, una trasmissione televisiva, che i nostri deputati hanno un rimborso spese per spese telefoniche di 3.200 euro, quando oggi esistono le tessere, gli abbonamenti di 20 euro al mese. Ora basta questo esempio. 20 euro al mese tutto illimitato. Basta, e i nostri deputati hanno un benefit di 3.200 euro per spese telefoniche. Allora basta questa piccola cosa per fare disamorare le persone dalla politica. Però io, non è per sviare la sua domanda, però io, e non so se lei me la farà questa, l'anticipo, perché io tengo a parlare soprattutto dei costi della politica, ma non a livello nazionale. Io ho una mia idea, non ci vogliono grandi economisti per risolvere la crisi a livello nazionale. Basta mettere un tetto dove nessuno può guadagnare più del Presidente della Repubblica, che si risolve la crisi. Finisco le pensioni nessuno d'oro, che... nessuno degli italiani può guadagnare più del Presidente della Repubblica. Vabbè, però aspetti, un imprenditore guadagna per quanto sa produrre. No, io non parlo dell'imprenditore, parlo di quelli che hanno... Io so che lei non vuole, però lei lo deve dire, perché se no chi esatto. Ci ascolta... Allora dico, chi è a stipendio, diciamo, non può avere uno stipendio più del Presidente della Repubblica. Qui stiamo parlando dei manager, dei come in America. In America Obama dice, io guadagno X, più di me non può guadagnare. Ma non solo questo, andrebbe anche detto che chi percepisce un determinato stipendio così grande deve dimostrare che ha fatto. Se non ha fatto, lo stipendio gli viene decurtato, in modo tale che aziona le gambette e comincia a lavorare sul serio, no? Che si siede sulla poltrona, come succede in tutti quei posti dove la poltrona è troppo calda e quindi comoda, si siede sulla poltrona e rimane là seduto tranquillo, magari a fare altro. E io volevo dire questo, io voglio tornare al localismo, cioè a Mazara, nei costi della politica, e devo fare un esempio di vita che ho vissuto in prima persona.
a me mi conosco, io ho fatto 35 anni il bancario, 32 anni anzi il bancario, e per fortuna o per sfortuna ho attraversato un percorso bancario cambiando tre istituti di credito, con qualche istituto che è stato in difficoltà. Allora nel 1996, non mi dilungo troppo, ma è un esempio che calzerà con quello che voglio dire. Nel 1996 la mia banca, giusto per il nome, andò in difficoltà patrimoniale. Perché il Banco di Sicilia? No, non è il Banco di Sicilia. Perché voi ricordate? Andò in difficoltà. Allora la Banca d'Italia nel 96, nel 95-96 non usava commissari alle banche, ma chiamava... Era anche il Monte di Siena, chi era? Ma chiamava un cosiddetto advisor, cioè colui il quale doveva traghettare, doveva fare uno studio sulla banca, sugli utili, sulle perdite della banca, e poi doveva relazionare in Banca d'Italia, e la Banca d'Italia decideva se farla assorbire da un altro istituto più grosso oppure farla continuare a lavorare sotto la propria insegna. Allora la cosa più facile per recuperare il denaro, l'Edivaso poteva benissimo fare che cosa? Dire a noi funzionari, a noi dirigenti, aumentiamo il tasso debitore a tutta la clientela, aumentiamo le commissioni, così aumentiamo le entrate e se ne vanno tutti i clienti. Aumentiamo le entrate. Invece no, lui riunì tutta la banca, dal presidente del collegio, dal presidente della banca al collegio sindacale, a tutti i dirigenti, funzionari, impiegati, commesse, a tutti, un bel sabato mattina, e ha detto queste testuali parole: volete uscire dalla crisi? Benissimo, allora per tre anni i dirigenti si devono decurtare lo stipendio del 30%, i funzionari del 20%, i dipendenti, gli impiegati del 10% a cascata. Finiscono le trasferte, finiscono i gettoni di presenza del presidente, finiscono i gettoni di presenza dei consiglieri, non ci sono più straordinari. Tutto questo cumulo di denaro risparmiato fece sì che la banca uscì dalla crisi. Senza incidere sulla clientela. Cos'è successo due anni fa, un anno e mezzo fa, non mi ricordo, a Mazzara? Il nostro amato sindaco ha detto che, dato che le risorse dello Stato verso il Comune sono diminuite, della Regione verso il Comune sono diminuite, e dato che lui doveva raggiungere il patto di stabilità, gli mancavano circa 2 miliardi, e per cui era necessario aumentare la tassa, la cosiddetta tassa sull'IMU, fu portata, non mi ricordo più, io ognuno non ce l'ho, comunque fu aumentata sia la prima casa, ma la seconda casa. Come se il nostro, ritornando, il mio Edivaso, avesse aumentato il tasso alla propria clientela. Quindi pensò il nostro sindaco che lei che avrebbe fatto? Io avrei tolto tutte le consulenze, dalla segreteria all'avvocato, al professore tunisino, a tutte le consulenze esterne che ci incidono ben oltre all'ordo delle ritenute, ci incidono credo oltre 800.000 euro, e già avrei recuperato 800.000 euro solo dalle consulenze. Consulenze fantomatiche, perché io non ho mai visto il sindaco che non ha mai relazionato in consiglio comunale, non ha mai relazionato in consiglio comunale cosa hanno fatto questi consulenti, io non capisco. Cosa hanno prodotto? Cioè noi abbiamo una spesa di circa, non so, 700-800 mila euro l'anno, senza sapere cosa hanno prodotto, che benefici hanno portato alla nostra città. Quindi io lì poi non capisco. Poi un'altra cosa, dato che
se non si fosse aumentata la tassa sull'IMU, non si raggiungeva il patto di stabilità, come mai i nostri dirigenti del comune hanno premi di produzione? Cioè, se il comune è in deficit, non raggiunge il patto di stabilità e bisogna aumentare la tassa a carico dei cittadini, com'è che si premia il dirigente per il lavoro? Ma poi che produzione hanno fatto? Ma non lo so, cioè io non mi riferisco solo a Mazzani, tutti i dirigenti, dico, esatto. Che lavori fanno di così eccezionale? Io spero che il nuovo sindaco faccia nel programma che a breve sarà comunicato, nel nostro programma c'è lo studio sui dirigenti, sugli impiegati del comune che fanno il proprio lavoro, però bisogna, io ho avuto un direttore generale che se mi consegnava una pratica, quando io ho fatto il responsabile dell'ufficio Fidi, mi consegnava una pratica da relazionare. Se io non la relazionavo dopo dieci giorni, lui veniva e mi tirava le orecchie, mi diceva: ma la pratica? C'è pure troppi 10 giorni, che se ho bisogno di un Fidi vuol dire che è un'emergenza. Che fine ha fatto? Quindi ci vorrebbe qua veramente un controllo settimanale sull'operato dei dirigenti, dei funzionari. Io a volte mi trovavo a passeggiare vicino al comune, c'è il Teatro Garibaldi, no? Cosa lo dico? Di pomeriggio entro al Teatro Garibaldi e c'è un fatto dipendente comunale. Ma io dicevo: ma sto fatto dipendente comunale col teatro chiuso, aperto a quei pochi turisti che ci vanno, ma che fanno quattro persone là? E che facevano? Ma non lo so, non sta a me sapere cosa. Okay. Mi sono fatto questa domanda, ma che fanno questi quattro dipendenti? Allora, riproviamo a ridire il cognome, che te lo sbaglierò sicuramente. Carmicio, Nino Carmicio, avvocato. Allora, lui e Vittorio Frazzetta ha posto l'accento su una serie di argomentazioni che riguardano il comune, sul perché e per come magari l'amministrazione, il sindaco ha inteso raggiungere l'obiettivo di rifinanziare l'ente pubblico. Lei ritiene che la prima casa, per esempio, benché non è un compito che spetti al comune, ma al comune può spettare l'aliquota, ritiene che le aliquote che sono state aumentate dai comuni, anche quello di Mazzarello Vallo, siano state delle aliquote ingiuste e ingiustificate? Guardi, sicuramente andare ad influire sulla prima casa è una delle cose peggiori che si possano fare, perché, ma anche dal punto di vista proprio dal punto di vista di ritorno di immagine, perché la gente che viene toccata nei beni fondamentali quali la prima casa sicuramente non dimentica che qualcuno ha messo le mani nelle loro tasche, sia pure per alcuni per poche decine di euro, però c'è stato qualcuno che gli ha messo alcune decine, alcune centinaia, bisogna anche dirlo. C'è stato anche chi ha pagato, non ha pagato cifre esagerate. A me piace essere, per quanto possibile, per quanto a mia conoscenza, aderente alla realtà. La realtà è che c'è stato chi ha pagato decine di euro, chi ha pagato centinaia di euro. E come la mettiamo con le case abusive che continuano a rimanere immobili abusivi e quelli non pagano nessuna tassa e io le pago pure per loro? Guardi, questo è un problema che va sicuramente al di là di quelle che saranno le competenze del nuovo sindaco, che noi speriamo possa essere il nostro candidato. Ma il sindaco non deve cercare di andare a far controllare dai suoi dipendenti, ecco, invece che stanno là a non fare nulla, come diceva lui, sì, far controllare nel Tridoro, non so se anche i vigili, chi per loro, insomma. No, questo sì, dico, se lei mi dice come la mettiamo con quelli che non pagano le tasse, dico, questa è una decisione sul come tassare, sul quanto tassare. Il sindaco influisce per la prima casa soltanto sulle aliquote. Sul controllo del territorio questa è una cosa fondamentale, e io a volte sorrido quando vedo le notizie di stampa: scoperta una discarica,
scoperta una costruzione abusiva, che discarica o costruzione abusiva probabilmente sono sul ciglio di una strada principale, quasi sempre. Ci si passa davanti tutti quanti, non se ne accorge mai nessuno, poi improvvisamente si arriva a scoprire per un puro caso, perché un cittadino segnala, che c'è una illegalità. È chiaro che il sindaco non è un gendarme, non è quello che deve andare là in giro a pattugliare il territorio, però il sindaco, chiunque esso sia, ha gli strumenti che la legge gli consente. E non dimentichiamo anche che a Mazara i vincoli sono decaduti da parecchio tempo, i vincoli preordinati all'esproprio, e ci sono cittadini che ancora attendono di sapere cosa succederà dei loro terreni, che per dare esecuzione alle sentenze emesse dal TAR, che ha disposto che il comune provvedesse a dare una nuova destinazione o a reiterare la destinazione d'uso a quei terreni sottoposti al vincolo finalizzato all'esproprio, è dovuto venire un commissario straordinario a Mazara perché nessuno è stato in grado di assumersi le responsabilità. Quindi mi sta dicendo che ci sono dei terreni che dovevano essere espropriati dall'ente comune per delle finalità di interesse collettivo, di fatto non sono stati espropriati, e quindi i proprietari di quei terreni ne sono proprietari soltanto per pagare le tasse, perché di fatto non ne dispongono nella loro completa più o meno le sto dicendo questo, per meglio dire, nel piano regolatore è previsto per esempio che un determinato terreno è destinato alla realizzazione di un asilo nido, e questo vincolo viene posto su quel terreno, quindi il proprietario sa che per 5 anni quel terreno ha questa destinazione, il comune dovrebbe realizzare in questi 5 anni quell'opera, non la può realizzare perché non ha i finanziamenti, non la può realizzare perché non ha le capacità economiche, non la può realizzare perché ha altre priorità, di fatto quel terreno per 5 anni si dà altre priorità, quel terreno per 5 anni rimane con quel vincolo, i vincoli adesso sono decaduti, quelle sono quei terreni che con una parola bruttissima vengono definite zone bianche non normate, cioè un terreno di cui non si sa cosa si deve fare. Il comune avrebbe l'obbligo non ha alcuna destinazione d'uso, però il proprietario che dovesse chiedere di poter edificare in quel terreno si vedrebbe opporre dal comune, dall'ufficio tecnico, lecitamente, una comunicazione nella quale si dice: quel terreno è zona bianca, quindi io per ora non ti posso consentire di costruire. Ma tu non mi puoi tenere in zona bianca tutta la vita qualcosa, perché se tu mi dici che me lo espropri, me lo paghi nelle modalità che la legge consente, a secondo anche di chi sono io, perché se sono un coltivatore diretto me lo paghi per 3 volte, se non lo sono me lo paghi di meno, però dopo che me lo hai pagato io posso decidere di acquistarlo da un'altra parte e di farci qualsiasi altra cosa. Nel momento in cui tu mi poni un vincolo così ostativo da tenermi fermo per sempre, significa che tu ammazzi me come, non solo cittadino, ma come eventuale impresa, perché io magari lì potrei farci qualsiasi cosa, quindi potenzialmente sono un'impresa, a volte lo sono realmente perché magari ci lavoravo su quel terreno, ci coltivavo, ci facevo qualcosa e magari non mi viene fatto, oppure mi succede un problema familiare grande e io non posso disporre di liquidità immediata perché non lo posso vendere, ed è una cosa gravissima. Ho capito bene, avvocato, vero? Purtroppo è così, ma sempre perché mi piace essere onesto dico, non è un problema, non mi piace perché penso di essere onesto, non è un problema solo del comune di Mazara del Vallo, però è certo che non si può affidare la risoluzione di questi problemi ad un commissario che viene nominato dalla regione, perché il comune non ha mai messo mano a risolvere questo problema. Parecchi cittadini hanno fatto ricorso, hanno ottenuto una pronuncia dal TAR, il TAR ha ordinato al comune di dare la nuova destinazione d'uso, questa non è stata data, c'è un commissario che sta svolgendo il suo lavoro, ma una persona sola. Scusa, un commissario che viene pagato ulteriormente oltre a quello che vengono pagati i funzionari e il sindaco, gli assessori, guardi, i consiglieri, tutti quanti? Mi fa una domanda difficile perché non sono in grado di dirle chi paga questo commissario, perché è un funzionario regionale, quindi sicuramente avrà il suo stipendio regionale. Avrà il stipendio regionale o gli viene dato ulteriore incremento dovuto al fatto? Non posso dare una risposta perché non ho questa risposta. Però lei allora si informi, questo è interessante. Questa è una cosa, sì, sicuramente approfondita, dico, non so se ha un ulteriore compenso a carico delle casse comunali per questo lavoro, probabilmente sì, però sulla probabilità... Ma questo è di una gravità estrema. Sì, ha un compenso,
un compenso straordinario. Sicuramente lo ha, perché in genere si ha. I commissariamenti sono le galline delle uova d'oro. E infatti per questo lo dico, perché non a caso noi mettiamo commissari ovunque per ogni cosa, dimenticandoci che quei commissari sono in genere tutti funzionari, dirigenti delle regioni, e che quindi dovrebbero cambiare semplicemente il posto di lavoro. Dalla regione Xida a Palermo, nel caso della Sicilia, tu vai a lavorare a Mazara, a Marsala, a Trapani, a Caltanissetta, a Canigattì, dove devi fare a te. Si deve domandare come mai un commissariamento che deve durare 18 mesi dura 18 mesi, mai 12 mesi, 13 mesi, 14 mesi, dura la scadenza 18 mesi. Si risponda. Sì, sì, io già so questo, purtroppo queste domande le sono già fatte tante volte tanto tempo fa. E allora che cosa succede quindi? Che il cittadino, noi stiamo dicendo in quei casi, nonostante che vince, nonostante il comune continua a fare, il commissario subentra, ancora non fa nulla nemmeno lui, tanto fra 18 mesi magari. No, non posso dire che il commissario non faccia nulla, dico soltanto che il commissario si trova una mole enorme di pratiche da evadere, e chiaramente i tempi sono tempi lunghissimi, e ci sono, come dice giustamente lei, cittadini che attendono delle risposte che non vengono date dalla politica. Quindi, o dalla pubblica. Dice, ma cosa c'entra questa con il sindaco e con le candidature? Questo c'entra. Potrebbero dire, e con la vostra presenza qui c'entra, perché questo significa malfunzionamento di un ente pubblico, e quindi sono quelle cose fondamentali in cui fanno dire se un ente ha funzionato oppure no. Sì, ma poi guardi, io ho la fortuna di conoscere parecchi dei dirigenti del nostro comune, e affermo senza timore che è tutta gente che lavora, però il lavoro deve essere anche ben organizzato. È tutta gente che lavora e tutta gente che produce. No, è tutta gente che lavora. Guardi, adesso non ho motivo di ingraziarmi uno piuttosto che un altro, perché, ripeto, c'è tanta gente che lavora, però spesso gli sforzi fatti non sono sufficienti, o per meglio dire, i risultati che si ottengono non sono adeguati agli sforzi che vengono fatti. Probabilmente è un problema di organizzazione, di riorganizzazione del lavoro. Parecchi anni fa esistevano delle società che andavano a verificare il carico di lavoro dei dipendenti pubblici, per andare a verificare se c'era una allocazione ottimale delle risorse. Parlo veramente di tanti anni fa, avevo ancora i capelli quando si iniziò questo lavoro. E per la disperazione li ha persi. E li ho persi. Quando si iniziò questo lavoro nei vari comuni della provincia, c'era una società che aveva sede a Marsala, per esempio, che faceva questo lavoro. Io non so se al comune di Mazara questo sia stato fatto, e se l'allocazione delle risorse sia l'allocazione ottimale. Di fatto è vero che c'è stato il blocco del turnover, è vero che ci sono grosse difficoltà per tutti gli enti locali, però se a noi che ci avviciniamo alla politica viene chiesto fondamentalmente di dare tutto, come dicevamo poco fa, di fare il massimo, credo che questo lo possiamo chiedere a tutti quanti, a tutti coloro che in qualche modo fanno parte della cosa pubblica. Se ognuno di noi desse il massimo, penso che otterremmo ottimi risultati. Allora, Baldo Ferro, lei che pensa? Che per dare il massimo che bisogna fare? Ritorniamo di nuovo, sbracciarci un pochettino le maniche tutti e andare veramente avanti su certi problemi che questa città si pone. Diciamo, da molti anni si parla del porto turistico, che non è mai decollato. Si parla anche del Porto Franco. Il Porto Franco non è più caduto sulla nostra città, è andato a Castelvetrano. E parliamo, come si suol dire, del lavoro che si potrebbe sviluppare sul nostro territorio. Vedete, Mazara ha delle grosse lagune. Noi abbiamo una città divisa in tre parti: zona A, zona B, zona C, come se tutte le persone di questa città non hanno tutta la stessa dignità, a prescindere di dove abita una persona o no. Perché i lavori svolti in zona A, B e C sono diversi? Sì, perché quello che c'è. Ecco, quando andavo a scuola, sì. Io facevo parte della sezione A. Perfettamente, perché gli dico, diciamo, il centro storico è sempre più accurato, più riguardato, eccetera. Quelle della parte opposta di Tornarella sono proprio lasciate all'abbandono. Poi non parliamo di Mazara 2, che è proprio un ghetto, lasciato proprio a perdere. Io una settimana fa con degli amici siamo andati a vedere
delle persone che andavano, come si può dire, a prendere il quotidiano, un'associazione che gli dà da mangiare, che gli dà, diciamo, di dei tutto, viveri, dei viveri, di tutto e di per più, sopravvivere. Lasciato proprio abbandono totale, e ci ricordiamo tutti, compreso noi, in quel momento che effettivamente ci sono le elezioni, le campagne elettorali. Questa è una vergogna, è una cosa veramente pietosa. In questa città possiamo fare veramente tutto, Dio ci ha dato qualche cosa di buono in questa città, ma abbiamo detto poc'anzi fa, vi ho detto che noi abbiamo gli occhi chiusi perché tutti ci hanno detto di sognare e di volare in alto. Cosa voglio dire con questo? Che Dio ci ha dato veramente un mare stupendo, un portocanale eccezionale, un clima meraviglioso. Un clima meraviglioso proprio, che possiamo avere di tutto e di più, veramente di tutto e di più su questa città. Ci vuole un po' di coraggio, un po' di forza per portare avanti tutte le problematiche di questa città, e si possono fare. Noi abbiamo decettato... Allora, il primo coraggio. E perché devo chiudere la trasmissione, il primo coraggio è avvocato, io gli dico un nome perché sbaglio sempre. Carmicio. Però le dico anche che è in buona compagnia, perché tranne noi che sappiamo come ci chiamiamo, quindi la mia sbagliano famiglia, tutti. Sono in tanti a sbagliare. Spero non in tribunale. No, anche qualcuno sbaglia. Allora, veramente in buona compagnia. Allora, il primo elemento importante per cambiare la città è imparare a votare. Sì, sicuramente. Sicuramente imparare a votare con la testa, a votare non perché anche con il cuore, però. Assolutamente. Cuore e testa. Non perché c'è il mio cugino candidato, non perché c'è qualcuno che mi ha detto non ti preoccupare, ti asfalterò la strada, o ancora non perché ti porterò a lavorare o perché mio cugino lavora qui piuttosto che lì. Votiamo cercando di pensare al bene di questa città e al fatto che in questa città dobbiamo sperare di poterci continuare a stare bene, a vivere bene, a portare avanti i progetti, a mantenere alto il nome di questa città che ha una storia illustre che purtroppo spesso dimentica. Vittorio Frazzetta, perché dobbiamo votare bene e non gli chiedo chi dobbiamo votare, perché non so quello che mi direbbe, ma perché dobbiamo votare bene? Ma io dico di votare bene, votare lontano dalle idee delle spartizioni politiche, dai giochi politici, per non vedere queste beghe, questi giochetti che si fanno in consiglio comunale, chi esce, chi entra, chi un giorno è seduto a destra, chi un giorno è seduto a sinistra, chi è accusato di non parlare bene l'italiano invece di fare politica, lo si accusa perché non ha una grande cultura, attacchi personali, non sembra, attualmente non sembra un consiglio comunale, ma sembra di essere un cabaret, cioè di vedere uno, non è uno spettacolo. Certe sere, io lo seguo poco il consiglio comunale, ma cioè, a volte quando lo trasmettono in televisione lo seguo, ho visto cose proprio terra terra. Quindi votare per il bene proprio, per il bene della nostra città, perché come dicevano i miei colleghi politici, diciamo, Mazara è bella di per sé. Chi viene a Mazara non so perché si innamora di questo paese, di questa cittadina, non solo per la movida che c'è la sera, ma anche per la storia, per la cultura, per le chiese che ci sono a Mazara. Mazara ricordo a me stesso che è stata la prima diocesi in Sicilia, è stato il primo parlamento regionale siciliano d'Italia. Parlamento. Quindi Mazara ha veramente una storia politica, non una storia non culturale, non indifferente. Quindi cerchiamo di votare bene, come dice l'avvocato, non votare per il parente o per l'amico, ma votare
per le idee. E quindi direi che noi, rappresentanti queste liste civiche che sostengono il candidato Franzetta, abbiamo partorito un progetto politico di fatto solamente di belle idee che speriamo che possano andare tutto in porto. Bene, lei invece glielo voglio chiedere perché votare Roberto Franzetta. Votare Roberto Franzetta perché sicuramente è un candidato credibile, un candidato che ha delle idee chiare, un candidato che propone cose sensate e, attenzione, cose anche diverse da quelle che propongono gli altri. Roberto Franzetta è l'unico che ha parlato da tempo della rinegoziazione del contratto con l'ENI per la presenza del metanodotto su Mazara del Vallo, considerandolo un volano per la nostra città, per la nostra economia, e non un modo per poter far finta di sistemare la facciata di questa città e magari guadagnarci qualcosa personalmente. Roberto Franzetta ha delle idee valide, delle idee che sono concrete e che si possono realizzare. È una persona che vola in alto mantenendo i piedi per terra. Bene, noi ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi. Ricordiamo che Roberto Franzetta è candidato a sindaco per la città di Mazara del Vallo e a voi tutti un grazie per l'ascolto. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?